Noi cominciamo questa seconda giornata di lavori del Rome Investment Forum 2019 con una riflessione insieme ai presidenti delle principali organizzazioni sociali del nostro Paese. E quindi ringrazio Maria Bianca Farina, presidente dell'ANIA, Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, e Enzo Boccia, presidente di Confindustria. Ieri abbiamo fatto la stessa riflessione con le massime istituzioni del Paese, il presidente Conte, il presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'Economia Gualtieri, il commissario Gentiloni e il vicepresidente del Parlamento Europeo De Castaldo. Quindi direi che secondo le buone regole ieri abbiamo sentito le istituzioni, oggi sentiamo il sociale. Il fatto di essere a questo tavolo insieme al massimo livello possibile ovviamente per me è elemento di compiacimento e di soddisfazione, perché è anche l'obiettivo per cui è nata e per cui si sviluppa FEBAF, cioè di essere un elemento di comunione tra le singole associazioni rappresentative di interessi di categoria e in modo particolare essere un attore proattivo in rappresentanza del mondo della finanza sul tema della crescita. Ciascuno di noi, un po' per necessità delle urgenze quotidiane, un po' perché le regole cambiano ogni giorno e quindi diciamo non abbiamo tempo di metabolizzarle, che già dobbiamo discutere di quelle che arrivano, arriveranno o potrebbero arrivare, siamo portati a dedicare un'attenzione costante a questo aspetto e meno una minore attenzione, voglio dire, al tema più significativo della crescita, tema di cui poi ci accorgiamo quando dobbiamo fare nei periodi di recessione la misurazione dei non performing loan, e quindi quanti sono le percentuali di effetti delle crisi aziendali sui nostri. E quindi il tema di oggi è anche spaziare a 360 gradi dagli aspetti diciamo di settore rispetto al tema della crescita, quindi le regole, gli attori, quanto anche su quello che si può fare per migliorare, come dire, l'obiettivo diciamo di questo percorso. Io comincerei col presidente Patuelli, poi darei la parola alla presidente Farina e poi a Enzo Boccia per un primo giro, poi cogliamo, essendoci il tempo, lo spunto per approfondire un paio di temi che insomma io, che come secondo mestiere, no, perché ne faccio parecchi, quindi sarebbe limitante dire secondo mestiere, come ulteriore mestiere secondo alcuni potrei fare il conduttore di trasmissioni televisive o, come dire, il creatore di situazioni, cosa che a me piacerebbe molto ma che contrasta con le mie altre funzioni, perché non posso essere, essendo abituato ad avere più cappelli in testa, sono abituato ad avere una sola testa, perché uno che ha più cappelli in testa delle volte cambia la testa in relazione al cappello, non so se, per cui tu senti cose diverse dalla stessa persona allo stesso giorno in relazione al ruolo che svolge. Poi noi oggi abbiamo in Italia una seconda caratteristica di quelli che, pur facendo un solo mestiere, nella stessa giornata cambiano più volte opinione in relazione al posto dove stanno, cioè quindi il loro, come dire, la loro interattività con l'uditorio è data di dire agli altri quello che gli altri amano sentirsi dire, e quindi ci hanno sempre tutti ragione. Vedete che quando vediamo queste manifestazioni si abbracciano tutti alla fine, non si capisce com'è possibile che tutti si abbracciano quando stanno one to one e quando stanno distanti si rinnegano tutti, oppure si maledicono, o nel migliore dei casi si ignorano, non so se vedete. Questa è una delle, come, di attitudini italiane,
alla complessità. Noi risolviamo alla complessità cambiando come. Io faccio parte di una subcategoria, sub non nel senso che è sottoposta culturalmente, sub nel senso che è una, diciamo, una ridotta, usiamo questa espressione, per andare in tempi, grazie a cielo, a noi lontani, una ridotta nella quale rimango, come dire, con la stessa capoccia, si dice a Roma, nonostante gli interlocutori, nonostante i contesti. E quindi, dopo aver sentito, casomai farò, come dire, un pizzico di questo ruolo, cercando di fare qualche un paio di domande scomode a ciascuno dei tre miei colleghi, che ringrazio ovviamente per essere qui e soprattutto che ringrazio per il contributo che danno a Biania per, in quanto soci fondatori e soci che costituiscono la constituency fondamentale della FEBA, e Enzo Boccia, perché io sono un suo past president, lui dice che ha capito, conoscendomi, essendo amico mio, ha capito il motivo per cui ha fatto il presidente di Confindustria, e il motivo che lui dichiara, poi lo lasciamo dire a lui, è di poter poi fare il past president dopo, non so se è da dire, che è una, come dire, una bellissima motivazione, perché mi onora, tra virgolette, anche sul piano strategico della sua amicizia, e soprattutto perché se un past president pesa, due past president pesano, come dire, un moltiplicatore di uno, usiamo questo termine, all'ennesima potenza. A te, Antonio. Grazie al Presidente Abete e alla Federazione per questa iniziativa di così elevata qualità intellettuale e programmatica. E per il tema, io sono convinto che l'Occidente si stia dilaniando in questi ultimi mesi, soprattutto su una questione assolutamente strategica: andare verso il consolidamento di una società aperta, quale uscita dalla fine del Novecento, da quel terribile secolo che abbiamo alle spalle, o andare verso delle grosse gabbie chiuse che, a mio avviso, sono anacronistiche, perché in una società dove l'informazione è globalizzata è difficile bloccare i mercati. Informazione e mercati hanno una connessione fortissima, e quindi io vedo queste come battaglie di retroguardia. Chiudere la società aperta o socchiuderla, limitare le regole del mercato invece che con norme uguali per tutti, ma con protezionismi, non costruisce lo sviluppo. Può proteggere provvisoriamente dalla competizione con fattori più accelerati di competizione e sviluppo, ma non prepara un avvenire lungimirante, competitivo, di qualità e di ricchezza diffusa. Da questa contraddizione, di cui gran parte dell'Occidente non è esplicitamente consapevole della partita storica che si sta giocando, si svilupperanno anche le conseguenze. Una partita storica, perché l'Occidente non coincide col mondo. Questa era una pretesa della fine del Novecento, errata, che si scontra con dei grandi blocchi che hanno delle radici culturali e anche metodologiche assai diverse. Quindi l'Occidente non è invincibile, l'Occidente non ha vinto definitivamente, l'Occidente è fortemente travagliato al proprio interno. E dopodomani noi avremo un'esperienza, una verifica di tutto questo nelle elezioni nel Regno Unito per il nuovo Parlamento, che sono la controprova del referendum su Brexit. Per quello che riguarda l'Unione Europea, la discussione è meno rozza, perché nessuno ipotizza
di chiudere l'Unione Europea al mercato e alla società aperta internazionale. Il problema per l'Unione Europea è la costruzione di essa medesima, la quale, dopo il referendum francese che bloccò e non fece entrare in vigore mai quel trattato per la Costituzione per l'Europa, non ha mai definito la sua natura. Una Unione Europea che cerchi di crescere per l'avvenire deve definire giuridicamente che cos'è. E se non definisce giuridicamente che cos'è, questa incertezza si riaffaccia ciclicamente a ogni nuovo trattato venga stipulato o a ogni aggiornamento di vecchio trattato venga rinnovato. È una questione di natura, e la natura giuridica dei soggetti statuali o interstatuali è una questione assolutamente fondamentale e prioritaria. È chiaro che 62 anni dopo la nascita della Comunità Economica Europea sappiamo bene che essa è cresciuta soprattutto per iniziative economiche, ma quello era un espediente di carattere tattico per superare le conflittualità politiche dei momenti degli anni 50, degli anni 60 e dei decenni successivi. Non si può pensare che l'Unione Europea possa e debba crescere solamente come coacervo economico senza una crescita istituzionale almeno parallela. Dico almeno parallela perché fisiologico sarebbe prima definire che cos'è l'Unione Europea, che cosa vuole diventare e poi in essa sviluppare tutte le iniziative di crescita della competizione economica. Ecco quindi che noi abbiamo delle polemiche, delle contraddizioni che sono continue, non solo quando ci sono aggiornamenti di trattati, ma anche ogni qualvolta l'autorità comunitaria deve o si esprime su un intervento di aiuti di Stato. Non c'è una volta nella quale l'intervento a favore o contro passi assolutamente inosservato come una vicenda naturale. È chiaro, perché se non si definisce giuridicamente il contenitore, poi chiaramente anche gli aiuti di Stato hanno delle diverse nature. Per quello che ci riguarda, chiaramente noi siamo molto interessati in particolare all'Unione Bancaria in questa cornice. Sull'Unione Bancaria sono stati fatti tanti passi in avanti, soprattutto per merito della vigilanza unica che sulla base delle autonomie normative e regolamentari ha completato molte lacune sulla base delle proprie disponibilità. Io ho qualche scetticismo sulla possibilità realistica di realizzare il terzo pilastro non come conclusione di un processo. Tanto ho questo scetticismo che il terzo pilastro non si realizza, perché il terzo pilastro è stato immaginato oggettivamente come una conclusione di un processo, non come un passaggio nella costruzione del processo dell'Unione Bancaria. La garanzia unica europea ai depositanti chiaramente presuppone una serie di normative identiche, che non ci sono, e non vi sono nemmeno i cantieri in proposito. E il mio è un grido di allarme che si ripete e si accentua di volta in volta. In questo contesto noi abbiamo vissuto le ultime due settimane in Europa, in particolare in Italia, con una discussione un po' complessa su un rinnovo di un trattato intergovernativo europeo, il MES. Io voglio cercare di essere preciso e qui concludo, Luigi. Innanzitutto, i trattati intergovernativi europei, a mio avviso, dovrebbero avere una gestazione totalmente trasparente nella loro preparazione. Non siamo più nella diplomazia segreta di altre epoche.
Siamo nell'Unione Europea, che ha anche un Parlamento e che è il luogo di più forte rappresentanza diretta dal 79 della sovranità dei cittadini europei, e quindi i progressi, le evoluzioni dovrebbero essere assolutamente trasparenti. Non è che ci può essere un livello intergovernativo chiuso che alla fine della delibazione comunica al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali. Non è questa una procedura con la quale si costruisce una più solida Unione europea. Quindi c'è più bisogno di trasparenza in continuum, anche perché in alcuni paesi, per norme costituzionali, paesi appartenenti all'Unione europea, non c'è il segreto in corso d'opera nel negoziato dei trattati comunitari, e di conseguenza non ci può essere il segreto per qualcuno e non per qualcun altro, e immaginare che comunque si possa tenere la riservatezza su questa materia. Invece la trasparenza è in continuum il metodo migliore. Io poi sono un antico discepolo modestissimo di Tocqueville, e nella Democrazia in America lui insegna che uno dei pilastri del costituzionalismo democratico è l'associazionismo libero, e di conseguenza ritengo che non la concertazione paralizzante, ma il confronto aperto e costruttivo con l'associazionismo, con gli interlocutori, possa essere un elemento di rafforzamento della procedura democratica e di coinvolgimento anche degli interlocutori. Il testo del MES è meno rivoluzionario di quello che inizialmente, quando i testi non erano facilmente comparabili in ogni lingua europea, è meno rivoluzionario di quello che si temesse poteva essere, ma dato che in concomitanza con l'apertura di questo dibattito qualcuno in altri paesi d'Europa ha posto altre questioni, è opportuno, penso, quanto sia avvenuto per merito innanzitutto del ministro italiano dell'economia e finanze Gualtieri e del governatore della Banca d'Italia, anche con l'audizione di pochi giorni fa al Parlamento italiano, è importante una serie di chiarimenti che sono intervenuti, ovvero sia che dopo il MES non ci sarà la ponderazione sui titoli di Stato. Questo mi sembra che sia un elemento assolutamente importante, è importante che l'abbia ribadito qui il ministro Gualtieri ieri mattina, ed è importante quanto questa mattina il ministro Gualtieri ha ulteriormente sottolineato e precisato. Io sono convinto che l'Europa non possa darsi delle normative contraddittorie con quelle di Basilea. Se a Basilea tutto l'Occidente definisce che i titoli di Stato sono esenti da rischio, è controproducente per l'Unione Europea solo aprire una discussione in contraddizione con una questione che è stata chiusa. Questo indebolisce lo sviluppo, produce incertezza. Noi abbiamo bisogno, per lo sviluppo, di regole stabili, certe, uguali per tutti, che possano dare una cornice di competitività con delle presupposti uguali di partenza per ogni attore, non una diversificazione e un terremoto assolutamente continuo. Quindi io ritengo che gli ultimi giorni abbiano prodotto dei chiarimenti importanti, che questi chiarimenti bisogna sottolinearli in positivo, e che sarebbe anche utile, per esempio, che il Parlamento italiano su alcuni presupposti, almeno su alcuni presupposti, come il rifiuto totale alla ponderazione dei titoli di Stato, invece che dividersi, domani si trovasse concorde almeno su questi punti,
con le procedure che ci sono, anche parlamentari, di voto per divisione nei documenti, ma se il Parlamento italiano fosse tutto concorde a che i titoli di Stato italiani non possano essere valutati da altri per la loro ipotetica non esistente rischiosità, penso che sarebbe un elemento ulteriormente forte di compattezza dell'Italia e della sua autorevolezza verso i mercati internazionali. Grazie Luigi, grazie amici. Ringraziamo Antonio Patuelli per il suo intervento, sia per la sua apertura, diciamo, filosofica, che non è filosofica ma è di prospettiva politica e istituzionale per l'Europa, sia sul, come dire, sulla seconda parte delle sue riflessioni sul non facciamo a Murina, come abbiamo detto ieri, sul MES. Siamo invece molto chiari, definiti e certi sul discorso della no alla ponderazione dei titoli di Stato. Ieri questo è emerso, come dire, condiviso, mi sembra, voglio dire, e dobbiamo, come dire, evitare che la confusione unisca temi che hanno rilevanza e rischi del tutto diversi. A te, Maria Bianca. Grazie, buongiorno a tutti. Un grazie anche da parte mia al Presidente Abete e alla FEBAF per avermi invitato anche all'edizione 2019 del Forum. E ritengo questa un'occasione molto utile e importante per fare il punto sull'andamento dell'industria assicurativa che rappresento. Fare il punto in un momento, fatemi dire, così particolare della stagione politica, sociale ed economica del nostro Paese. Il focus che vorrei oggi fare con voi è il ruolo che gli investimenti e l'industria finanziaria possono svolgere per contribuire alla crescita del Paese. E questo in un quadro ovviamente di coerenza con il resto dell'Europa. E fatemi dire, la crescita è questa la sfida con la quale ci cimentiamo da troppi anni e per la quale ancora non abbiamo raggiunto risultati che siano apprezzabili. E se l'Europa cresce meno di altre aree del mondo, l'Italia cresce ancora meno. Sapete bene che il prodotto interno degli ultimi decenni ha avuto un andamento piatto, quando addirittura non declinante. E questo a seguito della crisi del 2008. E come sapete le previsioni di tutti i principali centri di ricerca internazionale sono concordi nello stimare un ulteriore rallentamento dell'economia mondiale. Si parla di una frenata dell'output mondiale al 3% rispetto al 3,6% dell'anno scorso, del 2018. E questa crescita va in direzioni diverse. Siamo su una stima del 3,9% se pensiamo ai paesi emergenti, siamo invece ad una crescita dell'1,1-1,2 se pensiamo all'Europa e siamo appena appena positivi se pensiamo all'Italia. E se noi non riusciremo a superare questa strettoia, tutto sarà più difficile: assicurare il lavoro ai nostri giovani, garantire la previdenza agli anziani, attuare politiche di inclusione, attrarre nuovamente nel nostro Paese quei tanti giovani, peraltro i più brillanti, che hanno lasciato l'Italia negli anni scorsi. E in questo quadro, comunque, ci sono sicuramente molti elementi di forza. E tra questi fatemi citare l'industria assicurativa, fatemi anche con un pizzico di orgoglio dire che l'industria assicurativa continua a crescere. Le stime per il 2019 ci fanno vedere un fatturato di 140 miliardi di euro per quest'anno, con uno stock di investimenti che supera i 950 miliardi di euro. Anche le nostre riserve tecniche,
cioè il risparmio che gli italiani ci affidano ha raggiunto il 18% della ricchezza finanziaria degli italiani. Cifre davvero importanti, e pensate che siamo il quarto mercato assicurativo a livello europeo, l'ottavo nel mondo. Escludendo gli anni più acuti della crisi, penso al 2018 o al biennio 2010-2011, il settore ha sempre chiuso i propri bilanci in utile, con un ROE che mediamente ogni anno si è attestato intorno al 10%. Quindi questi sono risultati importanti che non hanno agevolato, che non hanno avuto un esito positivo solo per i nostri azionisti, ma lo hanno avuto per tutta la collettività. Basti pensare che siamo tra i contribuenti più importanti del nostro erario, che le nostre imprese detengono circa il 15% del debito pubblico italiano. E il mercato italiano delle polizze è un'arena competitiva dove per oltre la metà sono presenti operatori stranieri, e anche laddove c'è un azionariato domestico, cioè le compagnie sono domestiche, l'azionariato vede la presenza di molti investitori istituzionali stranieri. Ecco, questi sono numeri e considerazioni che dicono come questa industria sia stabile, sana, solida. E anche i consumatori si avvantaggiano del clima concorrenziale. Ecco un dato per tutti: l'assicurazione più conosciuta dagli italiani, l'RC Auto, negli ultimi anni ha diminuito i prezzi di quasi il 29%. E anche il gap, abbiamo un gap molto ampio in confronto alla media dei paesi europei, quel gap si è ridotto di oltre 2/3. E tutto questo grazie al tanto lavoro che è stato fatto, alla concorrenza, ma anche agli incentivi alla guida virtuosa, alla lotta alle frodi e così via. Guardando al futuro, la sfida che impatta maggiormente nel nostro mondo è quella del permanente scenario dei bassi tassi di interesse. Affrontiamo queste sfide, vi ho detto, con la solidità dell'oggi, ma sono sfide davvero enormi. E voi sapete che le previsioni indicano che la curva dei tassi risk-free possono restare negative fino a 20 anni, per scadenze fino a 20 anni. E queste previsioni mettono in discussione modelli di business consolidati, soprattutto per il settore vita. Più in generale, per affrontare le sfide del futuro, il nostro Paese ha bisogno di infrastrutture, ma infrastrutture nell'accezione più ampia possibile, non solo trasporti, energia, digitale, ma anche bisogno delle infrastrutture necessarie per garantire, ad esempio, un efficiente ecosistema sanitario, o a mettere in sicurezza abitazioni e stabilimenti industriali dalle conseguenze delle calamità naturali. Abbiamo un territorio molto fragile, tra i più fragili, e a fronte di ciò siamo un paese molto sottoassicurato. E pensare che il settore assicurativo può offrire un contributo davvero importante per aumentare il livello di sicurezza di famiglie e imprese, collaborando con lo Stato in modo sempre più sinergico. E vorrei dire che anche nell'agenda europea andrà maggiormente sottolineato il ruolo delle assicurazioni nella lotta al cambiamento climatico. Il danno causato dai disastri ambientali ha gravi ripercussioni sulla stabilità economica e sulla crescita delle aree colpite. È necessario
anche qui implementare una partnership pubblico-privato tra assicurazioni, pubblica amministrazione e imprese, che inneschi comportamenti virtuosi in materia di, soprattutto di prevenzione e poi di gestione dei rischi climatici e quindi nello stesso tempo aumenti la resilienza delle comunità locali. Allo stesso modo la presenza di un efficiente apparato pubblico di sicurezza e prevenzione può rendere più quantificabili e certe le coperture dei rischi cyber, che sono la nuova frontiera assicurativa alla quale noi ci stiamo avvicinando con una certa prudenza, proprio per la difficoltà di stimare i picchi potenziali dei rischi. Su un altro fronte riteniamo del tutto indifferibile una partnership pubblico-privata per rendere sostenibile il sistema sanitario. Siamo molto orgogliosi ovviamente dei risultati raggiunti dal nostro sistema, ma non possiamo dimenticare che da qualche anno la spesa privata, cosiddetta out of pocket, è arrivata a 40 miliardi di euro. Ed è una spesa questa poco intermediata, spesso con duplicazioni di costi a carico degli utenti, in una parola, poco efficiente. Nel 2018 questa spesa, dicevo, ha raggiunto 40 miliardi di euro che si aggiungono ai 115 stanziati dallo Stato per il servizio nazionale. Le compagnie di assicurazione stanno ampliando il loro raggio d'azione per rispondere in modo adeguato ai bisogni diventati più ampi e più sofisticati dei cittadini. Si moltiplicano gli accordi di welfare aziendali con i quali si sta progressivamente estendendo la rete di protezione su cui possono contare i lavoratori e le loro famiglie. Certo però che per rendere più efficiente la tutela della salute occorrerebbero anche adeguati incentivi da parte dello Stato, in particolare per i lavoratori non dipendenti e soprattutto per le categorie più deboli tra loro. È incomprensibile, fatemi dire, proprio incomprensibile il fatto che se un individuo decide di acquistare individualmente una polizza non possa effettuare alcuna detrazione. Per giunta la manovra in discussione sembra che stia ulteriormente restringendo i benefici fiscali in tema di salute e protezione. Questa mattina ho sentito un'apertura su questo tema e mi auguro che sarà portata a termine. E il tema della collaborazione pubblico-privata non è meno stringente se pensiamo all'urgenza di ridurre il gap rispetto all'Europa nelle cosiddette infrastrutture core. E questo sia in termini quantitativi che qualitativi. E su questo fronte il problema non sta solo nell'insufficienza delle risorse pubbliche, ma anche nella vischiosità delle regole, complessità delle procedure di appalto, profili di responsabilità degli amministratori spesso non chiari e modalità della giustizia amministrativa, si traducono spesso in ostacoli insormontabili alla conclusione delle opere e qualche volta addirittura al loro avvio. Gli assicuratori, nella loro qualità di investitori istituzionali, possono svolgere un ruolo importante anche nel riorientare e promuovere investimenti in progetti sostenibili nelle imprese. Ma occorrono regole e progettualità anche a livello europeo che favoriscano il loro intervento in iniziative di largo respiro. Nella convinzione, peraltro, che l'attenzione ai fattori ESG abbia una correlazione positiva con le performance finanziarie.
e con una massa d'urto superiore ai 950 miliardi di euro, le compagnie italiane sono in grado davvero di assicurare un sostegno fattivo importante a queste nuove iniziative. Siamo già tutti impegnati a diversificare i nostri portafogli. Anche ANIA, come sapete, ha varato un fondo di investimenti di infrastrutture in Italia, del quale entro poche settimane annunceremo il primo closing, proprio per andare nella direzione di cui vi parlavo. Tutti questi sforzi ovviamente devono avvenire in coerenza con le nuove indicazioni di economia sostenibile che comunque stanno entrando nei protocolli delle nostre compagnie. Proprio la scorsa settimana è stata raggiunta una common position sulla tassonomia delle attività green. A mio giudizio si tratta di un aspetto essenziale, di un primo esempio per raggiungere l'obiettivo di una comprensione condivisa del concetto di sostenibilità. E infine, per quanto impegnati tutti a dare risposte veloci alle necessità del cambiamento, non dobbiamo dimenticare che la gestione dei rischi è anche il fil rouge che percorre interamente la normativa prudenziale del settore e che ha trovato la sua compiuta realizzazione nell'architettura di Solvency II. È un corpo di regole molto complesso che ha messo, vi assicuro, a dura prova la capacità di adattamento delle imprese. Dopo la prima fase di avvio, ora è in corso la revisione di Solvency II, è programmata per il 2020 e qui c'è una corposa bozza di parere tecnico di EIOPA, già in pubblica consultazione. Alla fine dell'anno è attesa la proposta della Commissione. Noi riteniamo questo un passaggio molto importante per tutta la nostra industria, perché alcuni meccanismi dell'attuale vigilanza non hanno mostrato di poter funzionare nella realtà del nostro Paese. Mi riferisco soprattutto al volatility adjustment, credo che tutti lo conosciate. Bene, questo meccanismo penalizza il nostro Paese in particolare e va necessariamente corretto. Nello stesso tempo, e qui mi allaccio a quello che diceva poco fa il Presidente Patuelli, è da ritenere profondamente sbagliata la discussione che comunque invece è stata avviata e che non rientra, peraltro non rientrando nell'oggetto della Review 2020, sull'introduzione nei calcoli della normativa prudenziale di un fattore di ponderazione del rischio dei titoli pubblici. Ponderazione che non esiste in alcun paese del mondo, né nel settore bancario né in quello assicurativo, e sulla quale sarebbe opportuno chiudere ogni discussione. Cioè è inaccettabile discutere di questo tema nell'ambito della revisione, voglio dire inaccettabile discuterne in genere. Già il Presidente Patuelli l'ha detto con grande chiarezza. E altrettanto assurdo è discuterne nell'ambito della revisione delle nostre norme che misurano l'entità del capitale che ognuno di noi deve mettere sul tavolo se vuole intraprendere certe attività. E queste stesse considerazioni valgono anche per l'IFRS 17. Credo che anche su questo tema voi tutti siate informati, si tratta di uno standard contabile emesso dallo IASB per quanto riguarda i contratti assicurativi che dovrebbe entrare in vigore nel 2022. L'adozione di questo principio, qualora venisse approvato, comporterà un mutamento profondo
e a mio personale giudizio non assolutamente in linea con la chiarezza e con l'esplicita comunicazione dei fatti amministrativi di un bilancio e comprometterà tutte le metodologie di valutazione presenti oggi nelle nostre aziende e la stessa operatività aziendale. Noi, l'industria assicurativa europea, per la verità, ha segnalato le criticità di questa formulazione per aspetti proprio basilari della stessa, aspetti che vanno sul conto, impattano sul conto economico in termini di mismatching, incoerenze contabili, inadeguata rappresentazione dei profitti, cioè porterebbe fuori strada. Beh, ecco, ci auguriamo che questi rilievi siano recepiti. Su questo stiamo facendo molta fatica. Comunque per noi si tratta di una precondizione per l'endorsement. Non ha senso recepire da noi un principio che, anziché chiarire le variabili chiave della nostra industria, va nel dettaglio di margini netti come nessun'altra azienda e nessun'altra impresa al mondo. E vorrei concludere dicendo che noi abbiamo bisogno, sia per Solvency II che per l'endorsement di questo principio contabile di cui vi parlavo, abbiamo bisogno non di prove di forza, non di prove di forza. E questo, fatemelo dire, più in generale, ma della ricerca di soluzioni equilibrate, in grado di conciliare un quadro certo di norme, questo è altrettanto importante, un quadro certo che non cambi in maniera continua e incoerente. Un quadro certo, dicevo, di norme che concili le esigenze di crescita delle nostre società in un'ottica di sostenibilità di lungo termine e all'interno di un'Europa che è e resta per tutti noi il punto di riferimento della nostra economia. Grazie. Finiamo il primo giro di tavola con Enzo Boccia. Come avete visto, sono partito da Antonio Baduelli e poi non seguendo un ordine alfabetico a contraris, ma c'è un ordine, voglio dire. Siamo partiti dalla lettera più alta, arriviamo alla lettera più bassa, perché poi si conclude con abete, cosa che peraltro io sempre apro quello manziale da scuola. È importante mantenere l'ordine, ma il Presidente decide dove parte l'ordine, non so se rendo l'idea. Nel caso delle mie esperienze scolastiche, padre Ruzzi, che viene spesso chiamato per essere stato professore di filosofia, oltre che bio, anche dell'ex presidente della BCE, faceva il sorteggio, diceva vediamo esce, allora andava là, usciva la Z e Boccia, in quel caso sarebbe stato il secondo dopo di me. In questo caso, voglio dire, è uscito Patuelli, poi Farina, adesso Boccia conclude questo primo giro. Enzo. Grazie Luigi, grazie alla FEBAF per questo momento di riflessione che si susegue anno dopo anno. Tra l'altro ricordo che circa un anno fa, proprio insieme a FEBAF, abbiamo firmato con il MEDEF, l'Associazione degli Industriali Francesi, che tra l'altro al suo interno ha anche le assicurazioni e il mondo della finanza, un protocollo, e nemmeno a farla apposta una settimana fa, sempre nell'ambasciata francese, abbiamo firmato una dichiarazione congiunta con le due Confindustrie, oltre alla nostra, la francese e la tedesca, su alcune questioni europee che poi citerò. Parto dalla prima riflessione di Antonio Patuelli, che cita Tocqueville, a cui aggiungo un fondamentale della nostra Costituzione, che prevede le rappresentanze politiche e sociali. Le politiche sono i partiti, le sociali sono i cosiddetti corpi intermedi
dello Stato, due fondamentali, due pilastri della vita democratica del Paese, fatto di dialogo, sintesi, confronto, che è l'anima della democrazia. Questo lo dico per sottolineare un perimetro dal punto di vista sindacale, che non è la difesa di una categoria, ma quella che Patuelli ci ricorda, un'idea di società. Un'idea di società ha bisogno, come dire, di regole e di rispetto delle regole, e non, come dire, di anomalie. In questi anni, partendo da molto lontano, non solo quelli che riguardano chiaramente la mia presidenza, Luigi fa bene, diciamo, a ricordarlo, c'è stata un'evoluzione del sistema della rappresentanza a partire da noi e non solo, e cioè quello di trasformare le nostre associazioni non solo nell'essere un sindacato d'impresa, ma anche un attore sociale. Un attore sociale significa avere ben chiaro il fatto di proporre al governo del Paese, agli interlocutori politici in senso lato, nel dibattito con le altre parti sociali, all'opinione pubblica, il fatto di rappresentare interessi, cioè essere ponte tra gli interessi delle imprese e gli interessi del Paese, e saper distinguere, aggiungo, le cose urgenti dalle cose importanti. La prima che emerge con chiarezza oggi qui dalle parole di Bianca Farina e di Antonio Patuelli è che la questione importante per il Paese è appunto il rifiuto della ponderazione legata ai titoli di Stato. Questa è la cosa importante. E su questo non va messa in gioco, perché determina un aspetto che insieme ad altri generano una dimensione intangibile che Draghi, nella sua ultima relazione da governatore della Banca d'Italia, citò nella parte conclusiva, che era l'ansietà. Se ci pensate, l'ansietà è un elemento intangibile, non riguarda il mondo dell'economia, ma se cominciamo ad avere problemi di fiducia e a far arrivare al mondo delle imprese, ai cittadini europei, l'idea della ponderazione dei titoli di Stato, significa che c'è un elemento di sfiducia tra paesi. Se adottassimo delle regole che prevedono continui incrementi di ponderazione per i finanziamenti che le banche devono dare all'economia reale, generiamo non una regola prettamente economica, ma un'idea di retropensiero, di ansietà, e cioè di rischio elevato. A quel punto, cavalcando l'ansietà con queste regole, che valgono sia per la politica economica che per la politica monetaria, noi non facciamo non solo il bene dell'Europa, né gli interessi del nostro Paese, e né costruiamo un elemento determinante che si chiama fiducia, che non è, attenzione, azzardo morale. È un percorso chiaro. Qual è il percorso chiaro? Quello che da un lato Patuelli indica, cioè l'idea di essere protagonisti come paese di una stagione riformista europea, quella che Bianca Farina chiama un contributo alla crescita del paese, che per noi è molto chiaro, è scritto nel primo articolo della nostra Costituzione, un'Italia Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Il lavoro è l'elemento fondamentale della coesione di un paese e dell'Europa. I padri costituenti, era il dopoguerra, occorreva ricostruire il Paese, si sono preoccupati ed occupati del primo fattore di coesione del Paese. Questo termine è stato oggetto di distrazione negli ultimi anni, e la idea dell'incremento dell'occupazione, quindi dell'uso della crescita come precondizione per l'incremento dell'occupazione e l'inclusione giovani, è stato un elemento oggetto di distrazione. Che guarda caso i corpi intermedi dello Stato pongono all'attenzione, diciamo, del Paese. Cito spesso una frase che negli anni 50 un nostro presidente di Confindustria, si chiamava Costa, e un segretario generale della CGIL di Vittorio coniarono insieme, anche delle diversità di vedute che c'erano, ma in questo c'era una sintesi comune. La frase era, negli anni 50 appunto bisognava ricostruire il Paese, la frase era: prima le fabbriche, poi le case. Prima le fabbriche, poi le case. Potremmo dire prima le imprese, chiaramente oggi, in un senso molto più estensivo dell'idea di impresa, perché le fabbriche e le imprese erano e sono il luogo del lavoro. Il lavoro è il primo articolo della Costituzione. Quindi i fondamentali d'Europa, pace, protezione e prosperità. E allora il salto qual è logico? Che c'entra questo con la finanza di cui stiamo parlando? C'entra.
C'entra perché la finanza diventa uno strumento per arrivare a quella che abbiamo chiamato la politica dei fini, che va chiarita in chiave italiana e in chiave europea. Cioè qual è la direzione di marcia che vogliamo intraprendere? Qual è la mission d'Europa e dell'Italia? Se la mission è l'incremento dell'occupazione, evidentemente su questa direzione dobbiamo convergere tutti, strumenti finanziari, politica monetaria, politica economica italiana ed europea. Qui c'è una coerenza. E perché ho citato la dichiarazione MEDEF, Confindustria francese, Confindustria italiana, FEBAF circa un anno fa e che poi di fatto, come dire, fa seguire quella di una settimana fa con il MEDEF, la Confindustria francese, la BDI, quella tedesca e noi. In un percorso che tra l'altro ha già di per sé una simbolicità rilevante, che mi aiuta, come dire, a sottolineare le sfide molto chiare che abbiamo davanti a noi e che sono chiare alle tre Confindustrie. L'incontro l'abbiamo fatto a Villa Blanca, a casa di Abete, che aveva l'altro cappello, ma come lui ricorda la stessa testa, e quindi diciamo, ha una coerenza di testa, non di cappelli, il che è un valore diciamo, per tutti gli amici che gli vogliono bene. E quindi parlo anche da futuro past president, perché diciamo, da futuro past è un messaggio che diamo al prossimo presidente, avrà due past president come noi, diciamo, non so se è una cosa bella o brutta per lui o per lei, comunque vedrà. E, a Villa Blanca, sede della Business School della LUIS, quindi luogo della formazione. E poi la firma dei tre nell'ambasciata francese, al Palazzo Farnese. E poi il giorno dopo la consegna del documento al Premier a Palazzo Chigi e la conferenza stampa a Confindustria. In quella simbolicità dei luoghi ci sono due aspetti. Il primo è la consapevolezza delle sfide che abbiamo davanti a noi, e cioè ridurre ed eliminare i divari tra territori, persone e imprese, e lo si fa attraverso l'incremento dell'occupazione, quindi il ritorno al fondamentale lavoro, e il secondo è la riattivazione dell'ascensore sociale, che lo fai attraverso un percorso di formazione molto spinto, università, scuole, alternanza scuola-lavoro, istituti tecnici specializzati. E questo comporta un aspetto che è molto chiaro, mi sembra, come dire, oggi, che è quello che tra l'altro abbiamo condiviso anche con le altre due associazioni francese e tedesca, di metodo. Cioè il metodo dovrebbe essere quello di definire i grandi obiettivi nella cosiddetta economia reale e società italiana ed europea, da cui farne derivare provvedimenti, quindi individuare risorse e poi intervenire sui saldi di bilancio. Un po', come dire, un percorso che ha citato anche il commissario Gentiloni, che è quello di cambiare il patto di stabilità, potrei dire il patto di crescita e stabilità, perché è la crescita che determina la stabilità e non la stabilità che determina la crescita, mettendo dei paletti, sia chiaro, per esempio individuando una grande politica anticiclica partendo da una dotazione infrastrutturale italiana ed europea, affrontando dalla questione italiana la questione temporale, in quanto tempo attiviamo i cantieri, che significa incrementare occupazione, collegare territori, includere persone. L'idea di società che nella premessa ha fatto Antonio Patuelli. Allora, noi dobbiamo condividere un'idea di società in questo Paese, condividere un metodo, recuperare senso e spirito di comunità e costruire un percorso, evitare ansie sia dal punto di vista di regole sia dal punto di vista di provvedimenti, e poi ci torno, e avere una coerenza. Quindi cambiare paradigma di pensiero significa affrontare gli effetti sull'economia reale o definirli, cioè definire dove vuoi arrivare, da cui, come dire, farne derivare, in una logica di sostenibilità, che è una sostenibilità armonica, attenzione, la sostenibilità è ambientale, economica e sociale, e l'una è complementare all'altra, evitare il dogma che in nome di quella ambientale si realizza una insostenibilità ambientale, economica e sociale. Se il fine è l'incremento dell'occupazione con la sostenibilità ambientale e un'attenzione chiaramente alla questione sociale, in un momento storico delicatissimo, una Germania in fase recessiva, un sud del paese di fatto in recessione, un nord che comincia ad avere qualche calo di ordine legato non solo all'automotive ma anche ad altri elementi, come dire, che riguardano un rallentamento dell'economia. Allora a questo punto si pone una questione europea, non a caso le tre Confindustrie firmano. L'altro messaggio fortissimo, che Abete sottolinea molto spesso, è la imprescindibilità della questione europea. Quel messaggio, in quel documento, si sottolinea che le tre associazioni,
dei tre paesi, primo, seconda e terza manifattura d'Europa, indicano ai rispettivi governi la imprescindibilità dell'Europa e la necessità di una politica anticiclica in chiave europea e nazionale. Politica anticiclica che tra l'altro Draghi ci invitava e ci ha invitato a fare da tempo, ricordando che non basta una politica monetaria anticiclica, ma occorrono anche politiche economiche anticicliche. La prima politica anticiclica da fare è la dotazione infrastrutturale, diciamo, basta prendere qualsiasi manuale di economia e, come dire, realizzarla. Sotto questo aspetto noi abbiamo da affrontare la questione temporale nel Paese, cioè in quanto tempo attiviamo i cantieri. Quindi bene sicuramente su alcuni aspetti la manovra finanziaria, incentivi Industria 4.0, il fatto di non aver aumentato l'IVA, di aver rimodulato i vincoli relativi ai PIR, sicuramente tutte cose positive. Un'ansia. Considerare la questione delle confische preventive per questioni di evasione con tetto superiore a 100.000 euro è un elemento che mette ansia nel mondo dell'economia e non dà certezza di diritto. Premesso che siamo contro l'evasione, che è concorrenza sleale, è un elemento su cui fare una grande riflessione, perché le imprese vivono di reputazione e basterebbe un errore e una confisca per rovinare un'impresa, un imprenditore, un'imprenditrice. Su questo aspetto io mi auguro che a partire dal Premier, e faccio un appello da qui, si possa rimuovere un elemento non economico ma che genera dimensioni di ansia nel mondo dell'economia e che non riguarda la certezza del diritto. Il secondo aspetto è affrontare la questione temporale in chiave infrastrutturale. Molto bene anche la idea della rivalutazione degli immobili e degli impianti di molte nostre imprese, perché noi abbiamo anche un gap nelle nostre imprese. Uno, non si vede qual è l'innovazione cosiddetta implicita, non emerge dai bilanci. La seconda, che molte nostre imprese hanno impianti, immobili di valore superiore ai patrimoni, come dire, contabili, che non emergono per motivi fiscali. Perché dobbiamo fare in modo che le imprese eccellenti vadano sempre più avanti, ma aiutare anche quelle imprese in fase di transizione a fare dei salti di qualità. E qui chiaramente il supporto al credito in senso lato, ma anche una politica per la crescita, diventa determinante. Con ABI, per esempio, abbiamo lavorato all'idea del PM Supporting Factor, abbiamo condiviso l'idea, come dire, di una regolamentazione eccessiva a partire da Basilea 3, che non va esattamente nella linea dell'attenzione agli effetti sull'economia reale. Se da uno studio commissionato da ABI le prossime regole comporteranno un costo per i clienti bancari europei di 40-45 miliardi e nei 10 anni che seguiranno l'applicazione delle nuove regole una contrazione del PIL europeo dello 0,4%, qui si pone un problema della politica dei fini. Noi vogliamo avere una politica dei fini sulla crescita oppure no? È come se in un'impresa, a fronte di un investimento, dicessimo a ciascun imprenditore che deve accantonare una parte, perché siccome quell'investimento è oggetto di rischio, per noi l'investimento è di per sé un rischio. E quindi viene meno proprio l'animo della politica, che è sfida, è lanciare il cuore oltre l'ostacolo sulle potenzialità. Non fare azzardi morali, ma se a questa politica mettiamo una serie di regole che alla fine per paura, per preoccupazione generano dei come dire, elementi che a partire dai titoli di Stato addirittura, come dire, che chiaramente vanno escluso, occorre accantonare fino ad arrivare a ogni elemento di euro che finanzia un'impresa, evidentemente c'è qualcosa che ci sfugge. In una fase recessiva in cui abbiamo bisogno di una politica anticiclica, allora qui c'è una questione di coerenza, qui entra la stagione riformista europea in cui l'Italia potrebbe giocare una sua partita. Anziché dibattere da giorni sulla manovra di bilancio e quota qualche miliardo sul MES, dibattiamo per favore su alcune pregiudiziali determinanti. La prima, la ponderazione sui titoli di Stato per noi è innegoziabile. La seconda, occorre una politica dei fini in Europa, visto che siamo in recessione, quindi una dotazione infrastrutturale rilevante che spinga gli investimenti nazionali per quei paesi che hanno risorse, anche il nostro, risorse disponibili, non spese, e quindi affrontare la questione temporale, ma anche in chiave europea. Un'operazione massiva, rilevante, da 1.000 miliardi di euro, eventualmente finanziabile con Eurobond o altri strumenti, che determini incremento di occupazione nell'Europa attraverso una dotazione infrastrutturale che determini
determini le priorità delle infrastrutture tra paesi d'Europa, in modo tale da evitare, come dire, che ognuno possa usare le risorse in maniera diversa. E quindi arrivare a una serie di regole che aiutino il mondo della finanza a fare le sue valutazioni, a non limitarlo nel bene e nel male, a non fare azzardi morali, ma a non precostituire la base in cui, se noi avessimo avuto queste regole nel dopoguerra, non saremmo mai diventati il secondo paese industriale d'Europa. Ma tutta l'Europa forse non sarebbe partita. Un paese agricolo in cui i nostri nonni e i nostri padri non avevano alcunché, avevamo degli istituti di medio termine nel sud e nel nord del paese che hanno, come dire, aiutato quelle imprese a fare il salto che abbiamo fatto. Oggi non siamo in quella fase, non chiediamo, come dire, che il credito diventi un atto di solidarietà, il credito deve diventare selettivo, ma in questa selettività non possiamo limitare il lavoro delle istituzioni finanziarie del paese, che va inquadrato in una finanza, come dire, che vada oltre la finanza ordinaria, quindi saper distinguere il ruolo delle banche ordinarie da quella che è la finanza cosiddetta strategica, in un mondo in cui le imprese eccellenti italiane sono quelle che hanno investito negli ultimi anni esclusivamente, se non prevalentemente, in attività cosiddette intangibili. Quindi riforma dei mini bond, nascita del mercato AM Italia, private equity che abbiamo realizzato anche con la Borsa Italiana attraverso il progetto Elite, molto bene i fondi europei di investimento di lungo termine e una serie di iniziative. Molto bene lo sblocco dei fondi PIR, utilissimo potrebbe essere quello di spingere i fondi pensione e le casse di previdenza italiane a fare di più nel mondo dell'economia reale, infrastrutture ed imprese. Abbiamo un rapporto in Europa che pari al doppio di quello che facciamo in Italia e su questo dovremmo evidentemente lavorare. Concludendo, per dire cosa? Se noi condividessimo diciamo, una frase che il Presidente Abete in termini di eredità valoriali ha lasciato a me, che io cito, diciamo, che è di Goethe, cioè l'importante non è andare d'accordo ma andare nella stessa direzione, e intanto individuassimo la direzione, in questa direzione i provvedimenti, le regole, le politiche monetarie e le politiche economiche in chiave nazionale ed europea sarebbero una semplice, tra virgolette, conseguenza di una politica dei fini che rivedrebbe l'Italia una nazione protagonista di una stagione riformista europea, difendendo la lucidità del capire e, anziché dibattere su cose urgenti, dibattere su cose importanti e prioritarie per il Paese e per l'Europa. Io ringrazio Enzo Boccia per il suo intervento. La frase non è mia, la frase non è importante andare d'accordo su tutto, è importante andare nella stessa direzione di Goethe e quindi di qualche momento fa. Io l'ho ricordata quando ho finito il mio primo mandato da Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori. Antonio e io eravamo bambini, voglio dire, era il 1980. Nel secondo biennio di Giovani Imprenditori finì con un'altra frase, che la differenza tra dove sta il potere, se il potere sta nelle forze reali o nelle forze ideali. Tutti pensano che il potere sta nelle forze reali, ma purtroppo per loro si sbagliano, il potere sta nelle forze ideali, solo che le forze ideali vincono dopo, arrivano dopo, sono dei passisti veloci, non sono degli sprinter o degli scalatori, e quindi tutti inseguono il potere nelle forze reali. Io direi che oggi, in questa panoramica fatta dai presidenti di ABI, ANIA e Confindustria, c'è la, tra virgolette, se mi consentite, l'orgoglio, perché non è mio, è la rappresentazione di quello che ho sentito, della qualità dell'informazione da parte delle forze sociali. Ieri abbiamo messo in critica, io l'ho fatto apertamente, il fatto che tutto questo dibattito tra MES e ponderazione di titoli di Stato era gestito come una grande ammuina e che quindi questo impediva alla società, quindi al popolo, tra virgolette, di avere un'informazione corretta e quindi di prendere una decisione conseguente. E io ho detto che questo accadeva, a mio avviso, per un insieme di motivi diversi. Alcuni volevano negoziare
diciamo, aspetti secondari delle norme applicative, quindi cercavano di tenere il tema aperto. Altri volevano andare contro l'Europa, ma in realtà non volevano dirlo e quindi se la pigliavano col MES. Non so. Altri ancora si dimenticavano che c'è Basilea 3 con tutto quello che... Oggi il Presidente Bordolini ha aggiunto un quarto di motivo a questi tre, che sta un po' nel primo ma che mi sembra opportuno, che i processi di regolamentazione europea hanno oggi, se presi in sede propria, cioè nel Parlamento e negli organi ausiliari del Parlamento, pensiamo a tutto il tema del supporto in facto negli anni scorsi, dell'LPL, hanno una trasparenza, mentre gli accordi intergovernativi non hanno ancora una trasparenza adeguata, perché Patuelli ha detto abbiamo dovuto aspettare qualche giorno per avere visibilità sugli accordi intergovernativi. Eppure è talmente confusa la cosa che ci sono realtà politiche che vanno a protestare in Europa su questo tema, dovrebbero andare a protestare presso i governi dei singoli paesi. L'Europa in questo, voglio dire, come soggetto giuridico non c'entra niente, non so se... anzi è vittima di un processo di... un processo di, come dire, balance tra il momento comunitario e il momento integrativo. Io faccio parte di quelli che il presidente dell'associazione che si chiama Spinelli, Garonna, mi prevedranno, io sono più realista rispetto a loro che pensano che bisogna cercare il metodo comunitario sempre e comunque. Io penso che nell'Europa del 2019 bisogna avere un buon bilanciamento tra metodo comunitario e metodo intergovernativo, altrimenti non andiamo avanti. Ma questo non significa prendersela con l'uno per decisioni che prendono gli altri. Non so se rendere... Allora, non so se è chiaro a tutti, lo volevo ripetere per l'ennesima volta, perché non vorrei che ieri abbiamo cominciato un discorso che oggi si è compiuto con una dichiarazione esplicita da parte dei presidenti di Abbia, ANI e Confindustria. Le forze sociali che rappresentano l'economia italiana sono assolutamente, sia oggi che nel futuro, contrarie alla ponderazione di titoli di Stato per un insieme di motivi che sono stati qui ricordati. Questo non significa che per assonanza sono confusi sul MES. Il MES come strumento che è supporto di garanzia per gli Stati e backstop per le banche di risoluzione è uno strumento utile per tutti e soprattutto e anche per i paesi come l'Italia. Punto. Non confondiamo le due cose. Quindi su una cosa né oggi né mai, sull'altra alla politica decidere le modalità e i tempi per procedere. Nessuna confusione. Noi non facciamo a Moina, noi chiariamo le posizioni sull'uno e sull'altro tema. E questo è essenziale per informare l'opinione pubblica e consentirgli di valutare apertamente. E quindi con questo risultato importante che ci portiamo a casa, io lascio una domanda ai tre nostri ospiti, una domanda di autocritica, parto da Enzo e poi Maria Bianca e poi di autocritica sul mondo che loro rappresentano, che ognuno rappresenta. Io faccio parte un po' di tutte e tre questi mondi, quindi... in qualche misura non mi chiamo fuori dall'autocritica, vorrei essere chiaro, però oggi i presidenti sono loro e quindi come la domanda devo farla loro, non posso farla. Io la domanda a me stessa me la faccio, me la faccio la sera, me la faccio la domenica. Tutti quanti noi siamo legittimati a giustificare le nostre prudenze con le inadempienze degli altri, con i limiti degli altri, con le confusioni degli altri, col non fare degli altri. Non so se... Ma cosa facciamo noi, ciascuno per il mondo, non noi persone fisiche, noi come mondo che, che rappresentiamo? Cosa fa il nostro mondo per fare, come dire, il salto oltre l'ostacolo, per guardare oltre la siepe e per non limitarsi a giustificare il proprio, come dire, la propria prudenza con l'inazione degli altri? Perché a livello singolo la prudenza di fronte all'inazione degli altri è legittima e io la capisco. A livello collettivo crea una situazione di responsabilità sociale che non è ovviamente assorbente, perché la responsabilità è sempre graduata, non so se rendo l'idea. E allora domando a Enzo Boccia, ma tu ti domandi qualche volta se il mondo dell'impresa manifatturiera
pur con questa complessità, pur con queste complicazioni, pur con queste ansie legittime che vengono ogni giorno scaricate, potrebbe fare qualcosa in più sul piano degli investimenti? Cioè, se le imprese talvolta non si accontentano, tra virgolette, di vivere la fabbrica come una professione, l'abbiamo fatta, funziona, va bene, ci dà un buon reddito, il mondo è impazzito, chi ce lo fa fare, tra virgolette? Cosa comprensibilissima. Ma ti fai questa domanda qualche volta. E a Bianca Paglia dico, tu che rappresenti un mondo importante, quello della previdenza, delle assicurazioni, con tutti i problemi, delle regole, e tu sai quanto io sono a fianco tuo per cercare i migliori, ma ti domandi, o meglio, il mondo che tu rappresenti, si domanda qualche volta quello che ha detto Enzo Boccia, che comunque il tasso di investimento nell'economia reale in Italia da parte di questo mondo è la metà di quello degli altri paesi europei? Cioè, pur con tutte queste difficoltà, caspiterina, dico caspiterina perché non voglio, ma è mai possibile che non riusciamo a convincere, non quantomeno come segnale di coinvolgimento sociale, a fare qualche investimento in più nell'economia reale, a prendere qualche rischio in più, anche nella consapevolezza che se uno pensa di tutelare il risparmio nei prossimi 20 anni, come tu hai detto, perché 20 anni è la previsione di bassi tassi, accontentandosi di fare come degli arbitraggi sui tassi di interesse, se tutto va bene fa 0-0 e se va male perde pure la partita. E forse non è più semplice investire su aziende solide, capaci, che non sono ancora leader ma possono diventare leader e che non daranno il 20% di ritorno sull'investimento ogni anno, quello miticamente atteso dai private equity, e voglio dire a scarico talvolta delle imprese, e invece danno solo il 5, il 6, il 7, il 4, che comunque sono signori rendimenti rispetto ai rendimenti che oggi dà, come dire, il trading finanziario. E a Antonio, ma tu pensi che il mondo delle banche, che ha fatto tanto per le piccole imprese, il supporto in factoring, compagnia bella, sia consapevole che con questo sistema le piccole imprese, di fatto, ogni anno che passa, ogni punto di PIL che cresce, sono obbligate ad essere finanziate sempre di meno e non di più? Cioè che la vecchia norma che, con cui risponde il banchiere, io non penso di essere un banchiere, sono soltanto un presidente di banca, quindi come tale, e penso come me ovviamente di stare in buona compagnia, l'ho scritto anche in un libro di Ghisolfi, voglio dire, in quale voglio dire ci ha, come dire, interrogato a tutti, e io ho fatto questa riflessione, come dire, sul mestiere di banca oggi. La banca oggi la fa un'impresa, non la fa una persona, non so perché è un coacerbo di compiti, dico, però non pensi che si possa e si debba fare, spingersi in qualcosa in più per individuare la modalità, perché quella dimensione di impresa che non può essere oggetto di investimento da parte della previdenza, da parte dell'investimento a lungo termine, perché è troppo piccola, trovi qualche risposta per crescere. Cioè, la domanda delle domande è, visto che gli altri non ci aiutano, visto che il mondo politico, diciamo, si emoziona e si, come dire, si consolida nel fare ammuina, non so se rendo lì, visto che rimane, come dire, il concetto mitico delle PMI che tutti richiamano, ma nessuno, come dire, poi persegue, non so se rendo lì, visto tutto questo, che cosa possiamo fare ciascuno di noi per la nostra parte, per dare un segnale in questa direzione? Perché noi stiamo certamente a posto con la coscienza. Questo vorrei che sia chiaro. Nessuno può venirci a insegnare quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, perché abbiamo fatto e facciamo tanto. E lo dico io che, tra virgolette, non ho la titolarità di rappresentare ciascuna associazione, ma mi sento a fianco di ciascuno nel condividere tutto quello che è stato detto e fatto. Non so se... Però questa domanda, chiamiamola da cittadino d'Europa, da cristiano, decidete voi qual è, tra virgolette, la caratterizzazione da auspice della società aperta, che Popper ci ha, come dire, diciamo, ci ha obbligato a leggere negli anni, come dire, nei decenni del fine del vecchio secolo.
Questa domanda ce la facciamo e riusciamo a dargli qualche risposta? Oppure dobbiamo prendere atto che purtroppo siamo vincolati a un gioco di regole per cui facciamo tutto quello che è possibile, come per un cristiano fare la carità e non usare i talenti. Uno che la sera va a letto avendo fatto la carità, carità non in termini economici, ma in termini morali, in termini personali, essendo stato vicino a un malato, essendo stato vicino a una persona sofferente, sta a posto con la coscienza, ma non ha usato i talenti che il Signore gli ha dato perché lavorino per tutti. Ecco, questa domanda mi piacerebbe che chiudesse la nostra tavola rotonda, perché questa domanda dimostra non solo quanto noi siamo orgogliosi delle cose che facciamo, ma quanto anche siamo responsabili e consapevoli di quanto potremo ancora fare per cercare di dare una mano. E comincerei da Enzo Boccia. Grazie Luigi. Io parto da una considerazione. Basta un po' il microfono. Parto da una considerazione. Un tempo fa ho letto un libro e mi sono imbattuto in una frase che condivido totalmente, che dovrebbe essere, come dire, un esercizio da fare, io lo faccio ogni mattina. Il libro, la frase era: quando hai un problema, guardati allo specchio e la causa è di fronte a te. Io lo faccio ogni mattina. Se lo facessimo in termini collettivi, non noi che lo facciamo già, come dire, sarebbe già un messaggio. Già questo è un messaggio, che non è, come dire, un alibi. Il secondo è, se guardassimo indietro abbiamo fatto tanto, se guardiamo avanti dobbiamo fare tantissimo e quindi abbiamo un percorso continuo. E la domanda di Luigi ci fa riflettere su tre elementi. Cosa dobbiamo fare noi come imprese, chiaramente parlo della parte industriale, noi e gli altri attori sociali, noi e la politica. Allora noi, dal punto di vista di imprese, noi abbiamo e siamo in un bivio culturale e sostanziale. Noi veniamo da una storia che era quella del dopoguerra, in cui i nostri predecessori, padri, nonni, prime generazioni, erano di fatto dei produttori, non degli imprenditori. Dagli anni 2000 in poi, da metà anni 2000 in poi, la cultura della complessità ha comportato e sta comportando il fatto che oggi fare impresa significa essere eccellenti in ogni dimensione aziendale, in ogni funzione aziendale. Trasversale. E quindi la natura della stessa impresa, dell'imprenditore, cambia. E infatti noi abbiamo a volte anche difficoltà a rappresentare queste imprese, perché sappiamo, per esempio, che le medie di settore non sono più significative. All'interno degli stessi settori maturi e non abbiamo aziende eccellenti e non. E se andassimo poi a guardare il perché, scopriremmo che le imprese eccellenti sono fatte da imprenditrici, imprenditori innovativi che hanno costruito dei percorsi di innovazione a 360 gradi, e quelle imprese cosiddette marginali sono parti di imprese, imprenditori che sono rimasti alla logica, diciamo, solo della eccellenza nella produzione, nel prodotto, che è una precondizione fondamentale, ma oggi non basta. Quindi che cosa dobbiamo fare noi dal punto di vista aziendalistico e questa svolta culturale per quelle imprese che non lo hanno fatto? E la seconda, ancora di più, è quella che a me piace molto e che tocco con mano e che è uno dei valori e orgoglio di Confindustria in questa fase. Qualche anno fa, se avessimo chiesto a qualche nostro imprenditore o imprenditrice qual è la prima domanda che ti fai quando entri nella tua azienda, ti avrebbero risposto: come sarà la mia impresa tra qualche anno. Oggi ti rispondono: come sarà il mio paese tra qualche anno. Il mio paese. Noi e gli altri, dai sindacati, il patto per la fabbrica, alle moratorie con l'ABI, alla visione comune con le Confindustrie europee, a tutti quegli aspetti che sono di, a volte, complementari alla politica, quando la politica converge in quella direzione. È accaduto in occasione di Industria 4.0, siamo stati i primi nel Paese a parlare di politica dei fattori nella nostra assemblea di 2016, da cui poi è derivato il concetto di Industria 4.0, ma a volte la politica ha altre priorità, non dico migliore o peggiore, ha altre priorità. In quel caso i matrimoni si fanno in due, ma serve a quel punto compattezza dei corpi sociali. Per far comprendere la necessità di arrivare a certe sintesi, gli effetti sull'economia reale, uscire dall'isolamento. Quindi questi aspetti, noi e gli altri, e l'attenzione della politica, che però, come dire, pone una pregiudiziale determinante che avete tra le righe dice, diciamo, e che io condivido. Cioè il fatto di avere
varie stagioni della politica del Paese e a volte, come dire, avere una politica distratta su alcuni temi o addirittura antitetica rispetto alle nostre visioni non può essere l'alibi per dire noi l'abbiamo fatto o l'abbiamo detto. E quindi costruire alleanze in chiave europea, costruire percorsi comuni come oggi. Vedete, oggi questo seminario non ci eravamo sentiti prima, né io, né Bianca, né Antonio, né Luigi. Sulla questione MES titoli di Stato, pone una convergenza di pensiero che apre un dibattito di merito nella difesa della lucidità del capire, non di parte. È un elemento in cui è evidente che ogni volta e ogni giorno dobbiamo cercare di fare di più per cercare di portare all'attenzione del Paese, dell'opinione pubblica, della politica del Paese, dei grandi punti di convergenza. Quindi dal lato aziendale occorre fare ancora molto, lavorare insieme per i grandi punti di convergenza della rappresentanza e aiutare la politica e il governo del Paese da una parte a non fare errori i cui effetti sull'economia reale e sulla società italiana potrebbero essere, come dire, negativi rispetto agli obiettivi e dall'altro aiutarle a fare cose positive. A volte trovi i soggetti giusti, a volte no. Ometto i nomi perché non si fanno, da insegnamento del past president in Confindustria, abete, si criticano provvedimenti, ma a volte accade anche all'interno dello stesso governo. Hai interlocutori che comprendono certi fini e interlocutori no. In quel caso bisogna spingere e andare avanti. Gli americani parlano delle tre T, tolleranza, talento e tecnologia. Io, diciamo, in alcune fasi della mia stagione di rappresentanza, a volte ho dovuto abusare di tolleranza e fare un po' a meno di talento e tecnologia, perché a volte la tolleranza è un elemento essenziale per coprire, come dire, elementi di dialogo. Grazie. Sì, devo dirvi che quando ho iniziato il mio lavoro in Ania, mi sono posta proprio queste domande, perché poi le risposte dovevano servire a indirizzare un po' la mia azione per l'ANIA e quindi per il settore assicurativo. E mi sono appunto chiesta perché il settore assicurativo era, fatemi dire, pressoché sconosciuto al mondo, cioè era conosciuto dagli addetti ai lavori, punto e basta, e non era, eppure il ruolo che ha sempre esercitato, un ruolo secolare, no? È fondamentale per ogni economia. E beh, è sicuramente, come diceva appunto Boccia un minuto fa, guardati allo specchio, perché questo nostro settore, forse perché le cose andavano bene, forse perché il mercato era diverso, perché l'economia era diversa, era un settore un po' chiuso in se stesso, un po' chiuso, poco presente nel dibattito politico, sia italiano che europeo. E questo l'abbiamo scontato in tanti provvedimenti che non ci hanno aiutato. E su questo devo dire che il settore sta invece lavorando molto. A mio giudizio oggi è uscito da quell'isolamento. Anche la concorrenza era interpretata in maniera non adeguata, fatemi dire. Cioè la collaborazione sembrava l'antitesi della concorrenza, mentre l'unione, non per dire una banalità, fa la forza. Quindi compagnie, concorrenti, ma unite nel portare avanti certe istanze, collaborative tra loro su temi di fondo, sicuramente fanno la differenza. E oggi su questa strada devo dire che le società assicurative sono assolutamente avviate. Per quanto riguarda la domanda specifica che faceva Luigi Abete, cioè perché poi alla fine tutti questi investimenti non li avete fatti, noi abbiamo una massa, abbiamo parlato, no, di 900 e passa miliardi, che per molti anni
ha avuto la funzione di sostenere il debito pubblico quando questo era necessario. Oggi è vero quello che dice Luigi, è necessario sostenere l'economia reale perché quello fa crescita, perché abbiamo bisogno, l'abbiamo detto fino alla nausea, di crescita e conseguente occupazione e così via. Noi abbiamo iniziato a farlo, ma se devo fare autocritica siamo ancora timidi su questo. Abbiamo molte attenuanti, fatemelo dire, perché i carichi di capitale che ci ha messo su Solvency, perché questo tipo di investimenti viene ritenuto molto rischioso e quindi se lo vuoi fare devi mettere quasi altrettanto capitale, certo non aiuta. Il fatto che tanti progetti non riescono a camminare. Ecco, quindi le attenuanti sono tante, ma non c'è attenuante che tenga di fronte all'esigenza, che però devo dirvi a livello proprio di impostazione di policy è chiara, e anche per necessità, con i tassi bassi di oggi, bisogna necessariamente prendersi un po' di rischi. Però ecco, qui dovremmo essere tutti uniti, a tutti i livelli, a tutte le latitudini, nel far comprendere prima di tutto in Europa che fare quel tipo di investimenti non è nella realtà attuale un rischio, ma è addirittura un modo per facilitare l'uscita dal tunnel, dove da troppo tempo siamo infilati. Quindi vanno addirittura incentivati e non martoriati come sono oggi. A livello personale, cioè proviamo a metter tutta, molte mea culpa li faccio ogni sera, però poi la mattina ripartiamo con entusiasmo. Conclude Antonio Cappello. Sì, ma io non ho nessuna desiderio di concludere, perché concluderai tu. Io voglio sottolineare innanzitutto che le rappresentazioni della conflittualità fra banca, mondo finanziario, assicurativo e impresa questa mattina hanno avuto una contraddizione nei ragionamenti e nei fatti, quindi luoghi comuni che non hanno prospettiva di svilupparsi. Non voglio eludere le tre domande precise. La prima, autocritica, mondo bancario, se la pone questo interrogativo? Penso che dei mondi produttivi nell'ultimo decennio quello bancario è quello che se l'è posto in più, anzi, per essere precisi, spesse volte siamo noi gli accusatori, appena ci accorgiamo anche dalla lettura come questa mattina dei giornali che qualcuno può aver fatto delle cose non ortodosse, a quel punto noi diventiamo più severi di altri, perché anche questo altera una corretta concorrenza. Ma voglio dire una cosa di più. C'è una fortissima differenza di impostazione culturale e metodologica fra il lavoro di banca e il lavoro di gestione delle pubbliche istituzioni. Nel senso che la mentalità di coloro che lavorano in banca è una mentalità tecnica, nel senso che le questioni hanno una loro rilevanza tecnica e di conseguenza hanno una loro esattezza matematica. Il mondo invece della gestione delle funzioni pubbliche è governato certamente dalle regole, ma è lontanissimo da una dinamica della tecnicalità matematica. E quindi vi sono le opportunità, le ricerche del consenso, che per essere precisi non hanno nessun dialogo col mondo bancario. Vi immaginate se il concedere un mutuo, un prestito, possa produrre una ricerca di consenso? Anzi, è già un reato pensare che la concessione di un prestito produca invece che la restituzione consenso. Quindi sono due mondi talmente lontani che il Cireneo, presidente dell'associazione bancaria, deve cercare di far dialogare, spiegando al mondo delle istituzioni le esigenze legittime delle banche
e spiegando ai rappresentanti delle banche le esigenze legittime del mondo delle istituzioni. E quindi l'autocritica è una dinamica continua di verifica delle diversità che debbono dialogare. Cosa facciamo in positivo soprattutto per le PMI troppo piccole che possono avere maggiore difficoltà a essere finanziate? Due E, etica ed economia e concorrenza. Etica innanzitutto perché quando vi è una impresa, indipendentemente dalla dimensione, l'impresa bancaria deve esserne interlocutore. Non è che noi possiamo dire siamo interlocutori solamente dalla soglia X in su. Peraltro c'è concorrenza. C'è una concorrenza che chi è fuori dal mercato bancario finanziario non si rende nemmeno conto quanto sia forte. Prima Bianca Maria Farina, che ammiro sempre, ha detto quanto è calata la quota, il costo per gli utenti dell'RC Auto, 30%, una cifra di questo genere. Vedete che sta dicendo di sì? Adesso io vi dico in questo periodo parallelo di quanto sono calati i mutui. RCA è calata del 30%, i mutui sono calati del 200%. Voi pensate con quale difficoltà noi lavoriamo? La Banca d'Italia questa mattina ha dato i tassi medi dei nuovi mutui a 1,72. 1,72. Parliamoci chiaro, la costruzione del miracolo economico ha avuto in Italia dei tassi multipli di questi e con questi tassi bassi noi non riusciamo a fare prestiti. La Banca d'Italia questa mattina dice che il 2,60% è il tasso di incremento dei mutui, dei prestiti alle famiglie, quindi le famiglie incrementano continuamente le loro attività economiche e chiedono prestiti. E invece le imprese sono a meno, meno poco, torno meno uno, ma sono ancora meno. Quindi questo non sta nell'offerta del credito. L'offerta del credito è abbondante, concorrenziale, a tassi infimi. Il problema è creare un clima di fiducia. E quindi un clima che favorisca la cultura degli investimenti, i fattori, la politica dei fattori che io cito sempre seguendo il mio amico Boccia, ovvero sia se non si favoriscono i fattori produttivi che prima di essere fiscali sono culturali, metodologici e psicologici, è chiaro che poi i quattrini rimangono depositati dove stanno e non vengono investiti perché il rischio prima che essere un fatto calcolato matematicamente è una preoccupazione psicologica per l'avvenire. Quindi finisco. Il mercato e la società aperta, coniugati con l'etica, con lo strumento della concorrenza, sono quelli che danno le risposte alle aziende di qualsiasi dimensione, di qualsiasi dimensione. E di questo ve ne do testimonianza non solo per le statistiche di Banca d'Italia o dell'Associazione Bancaria, ma, se mi permettete, come banchiere di provincia e di campagna. Vi ringrazio molto e grazie a Pierluigi. Grazie. Grazie ad Antonio, Enzo e Maria Bianca di aver fatto questa riflessione comune, mi sembra che sia stato utile, grande convergenza di analisi, di obiettivi, anime plurime, ma come dire su valori condivisi quali quella società aperta. Poi si capisce che io sono stato ai gesuiti e lui è un liberale di antica data, facevo davo una lettura. Per essere precisi, sono stato anch'io 2 anni dai gesuiti all'istituto stesso. Per questo c'è stato pure 6 mesi, Bue Montezemolo è stato 6 mesi dai gesuiti, ma dei gesuiti bisogna starci per lo meno 10 anni, se lo voglio dire, se no non si come dire.
bisogna farsi il salve regina ogni mattina, capito? Per 10 anni, allora quando ti sei imparato il salve regina, il latino, a memoria, che lo. Io quando faccio le battute che sto in vacanza nei pullman con gli amici, dico adesso cantiamo, e quando voglio metterli strike, dico adesso facciamo il salve regina, e sono morti tutti. Quelli che lo sanno perché mi devono sentire, e quelli che non lo sanno perché non lo posso cantare, evidentemente. Io purtroppo, voglio dire, me lo sono fatto per lunghe mattinate. Grazie a tutti, e andiamo adesso sopra, abbiamo i due seminari nelle sale vicino alla sala Clementina, e facciamo un bel applauso a tutti quanti che se lo sono meritati.